Siamo felici di essere presenti come provincia alla Festa della Polizia, uno straordinario lavoro svolto in questo ultimo anno, come sempre, dalla parte della Polizia nella provincia di Varese. Una situazione che anche grazie alle donne e agli uomini della Polizia di Stato è sotto controllo e permette alla nostra provincia e ai nostri cittadini di avere un'alta qualità della vita e la sicurezza per se stessi e per i propri Abbiamo beni. Abbiamo partecipato con molto onore alla Festa della Polizia perché come CGL siamo molto vicini a chi lavora per la sicurezza dei cittadini. E siamo qua poi con il SILP, che è il sindacato di polizia affiliato alla CGL. Beh, questo è il riscontro che si può avere, in quale miglior riscontro di una festa della polizia dove sono stati premiati colleghi che con il loro valore e con la loro determinazione hanno chiuso alcune situazioni delinquenziali che si sono venuti a creare. Per cui ringrazio tutti, ringrazio la CGL che ci Bene, oggi festeggiamo i 163 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, è un compleanno importante perché siamo più che adulti, ormai direi che siamo proprio maturi. Abbiamo imparato, abbiamo fatto tesoro delle lezioni che abbiamo imparato nel passato, quindi stiamo cercando di attrezzarci per quello che è il futuro. I reati di corruzione, stiamo formando una nuova squadra proprio per dare quel segno all'Italia intera che le cose debbono cambiare. Andiamo a riaprire il posto di polizia presso l'ospedale di Circolo, che è un punto di riferimento importante per tutti gli utenti che tante volte in un sistema di difficoltà si trovano ad aver bisogno anche delle forze dell'ordine. È presidio anche per lo stesso ospedale, perché purtroppo tante volte qualcuno non soddisfatto dal servizio ha delle reazioni che sicuramente non sono le più opportune. Dico ai cittadini, aiutateci ad aiutarvi. Lode al sovrintendente della Polizia di Stato Di Vito Enzo, all'assistente capo Oldani Marco e all'assistente capo Ricchiuti Cosimo, in servizio presso il commissariato di Busto Arsizio. Per il lodevole impegno profuso in un'indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con lo smantellamento di un'organizzazione fosforetica da un gruppo dedicato allo spaccio di sostanze Varese, 29 ottobre 2012. Consegna i premi il signor questore di Varese, dottor Attilio Ingrassia.